Tra i punti maggiormente discussi da Coldiretti Basilicata, il divieto di vendita sotto i costi di produzione, la moratoria sul credito delle aziende agricole, lo stop alla fauna selvatica, il miglioramento della PAC, lo stanziamento di fondi immediati per le emergenze agricole. Si chiede inoltre di difendere il reddito degli agricoltori, incrementando i fondi PAC per assicurare l'autonomia alimentare dei cittadini europei e favorendo il ricambio generazionale, ma anche di riconoscere e sostenere il ruolo degli agricoltori come custodi degli ecosistemi e della biodiversità. Ma sentiamo le parole del presidente Pessolani. Il 26 febbraio saremo di nuovo a Bruxelles a dire no a questo tipo di pacca e a rivederla in modo che arrivano più aiuti diretti agli agricoltori in questo momento di crisi, a controllare i mercati internazionali che sfavoriscono e fanno ridurre in maniera drastica il prezzo del grano nazionale e quindi tutelare i nostri agricoltori cerealicoli. Sono questi gli obiettivi importanti. Poi far fare un'Europa su misura con meno burocrazia per i nostri agricoltori, non considerare il presidio del territorio, che l'agricoltura e l'agricoltore come un inquinatore, ma bensì una forma vitale del nostro pianeta, e questo andremo a dire in Europa, e oggi lo facciamo anche con i nostri soci, perché non è giusto che con un colpo di spugna si cancelli una lavagna oppure si bruci un libro in una giornata, un'enciclopedia che in questo caso è rappresentata dalla nostra Coldiretti. Per cui ai nostri soci stiamo spiegando le ragioni. Abbiamo incontrato quasi 4.000 soci in Basilicata, stiamo incontrando 220.000 soci in tutta Italia su 1.600.000 di nostri possibili soci e utenti, per cui continueremo su questa organizzazione, che è quella della informazione corretta e non della disinformazione.